Ciao a tutti, come vi avevo detto, questa è la seconda parte dell'haul dei saldi e vi farò quindi vedere tutto quello che ho comprato in questo periodo. Allora, partiamo subito col primo negozio, Hollister, dove ho comprato questo crop top bianco molto semplice, leggero e un po' trasparente ma non troppo e nemmeno troppo corto. E ha qua sul fondo questo dettaglio, questo ricamo che lo rende ancora più carino. E questo è davvero molto bello, abbinato a quella gonna lunga rossa di Stradivarius che vi avevo fatto vedere nel primo video dedicato ai saldi. Comunque, essendo molto semplice, si può semplicemente abbinare a un paio di jeans, di pantaloncini di jeans, e sta davvero molto bene. Poi ho comprato qualcosa di decisamente più pesante, che è questa camicia sui toni del blu, dell'azzurro, appunto l'ho comprata per la montagna, e questa e il crop top li ho pagati entrambi 10 euro. Per quanto riguarda i costumi, ho comprato questo color azzurro acqua, molto semplice sul davanti, mentre sul retro ha questo dettaglio con questi fili molto particolare, e questo invece di 40 l'ho pagato 15 ed era abbinato alla parte inferiore, comunque molto semplice, normale, dello stesso colore, e questa l'ho pagata 8. L'altro costume, anche lui molto semplice tranne per questo intreccio sul davanti, che ha un motivo floreale. Ovviamente, se avete visto anche l'altro video haul dedicato ai saldi, avete capito quanto io amo i motivi floreali, e quindi non potevo assolutamente non prendere questo costume. E questo invece di 30 euro l'ho pagato 15, ed è anche lui abbinato ad una parte inferiore, sempre con lo stesso motivo che ho pagato 8. Questo è quello che ho preso da Hollister. Poi sono passata a Zara, dove ho comprato questo vestito verde, che è molto semplice, un po' aderente, e sulla parte inferiore ha queste arricciature che poi creano delle pieghe appunto nella parte inferiore dell'abito, e è molto carino. Certo, non è leggerissimo, però comunque neanche pesante, quindi da mettere in inverno. Si mette comunque in estate, ma non è proprio uno di quei vestiti tutti svolazzanti e leggeri. E questo l'ho pagato 15. Mentre per quanto riguarda H&M o H&M, ho comprato quest'altro vestito, che invece è molto svolazzante, molto leggero, molto pratico, e ha questa fascia in vita che permette anche di fare un rimborso, e ha tutti i bottoni sul davanti. Molto carino, e questo l'ho pagato 15. Sempre da H&M o H&M ho preso questi jeans che cercavo da tanto tempo, perché non sono i soliti a tinta unita, tutti neri, ma hanno comunque dei dettagli in grigio più chiaro, e mi piacciono molto a vita alta, e li ho trovati a 5 euro. E poi ho comprato questo astuccino molto comodo per mettere magari i documenti quando si va in spiaggia. Poi passiamo all'ultimo negozio, che è Alcott, dove mi sono concentrata invece sui pantaloncini di jeans, che ne avevo davvero bisogno, e ho comprato questi molto semplici, che non sono però di un colore jeans troppo chiaro, ecco, e questi li ho pagati 10 euro, mentre più scuri, questi li ho pagati 15. E con questi ho finito tutta la mia lista di compere. Spero il video vi sia utile per qualche idea, qualche compera da fare. Ci vediamo presto nel prossimo video. Ciao!